Si è appena concluso l'evento Galaxy Unpacked 2021, all'interno del quale Samsung ha annunciato i nuovi Fold 3 e Z Flip 3, ma anche una serie di nuovi wearable, tra i quali il Watch 4, il Watch 4 Classic e anche delle nuove Buds. In particolare si tratta delle Buds 2. E ora ve li racconto un pochino meglio. Comincio subito parlandovi dei nuovi Watch. Watch 4 è questo, quello diciamo senza ghiera rotante, o meglio con la ghiera rotante virtuale, quindi soltanto touch, mentre c'è Watch 4 Classic, che è questo un pochino più spesso, un pochino più simile a un cronografo, con la ghiera rotante invece fisica, che riprende un po' quella dei vecchi Watch di Samsung. Due prodotti che hanno come principale novità quella di essere basati non più sul sistema operativo Tizen, ma su Wear OS. Diciamo una versione Wear OS in realtà un pochino personalizzata da Samsung e che nell'interfaccia è molto molto simile alla vecchia Tizen. Utilizzo il Watch Classic per praticità perché il display è più grande, ma tutto quello che vi faccio vedere ovviamente lo ritrovate anche sul Watch 4 normale. Ruotando la ghiera possiamo, come vedete, passare da un widget all'altro, possiamo andare a selezionare la nostra attività fisica da registrare. Ce ne sono fino a 99 disponibili appunto per poter essere tracciate. Abbiamo poi il sensore cardio nella parte posteriore che registra anche l'ossigenazione del sangue, la frequenza cardiaca e da quest'anno anche un sensore per la registrazione della BMI, quindi dell'indice di massa corporea. Una novità assoluta, è la prima volta forse che lo vediamo a bordo di uno smartwatch, comunque un'indicazione in più su quello che è il nostro stato di salute. Bisognerà vedere poi se questo sistema operativo sarà effettivamente efficace come lo era Tizen, speriamo proprio di sì. Quello che è sicuro è che ci saranno molte più app da installare ed è proprio questa una delle motivazioni che ha spinto Samsung ad adottare Wear OS ovviamente modificato al posto del vecchio Tizen. Tra queste applicazioni ad esempio abbiamo tutta la suite di Google, quindi Google Maps, ma non solo, anche Google Pay, quindi se non volete utilizzare Samsung Pay per qualsiasi motivo oppure perché non avete un dispositivo Samsung ma un altro dispositivo Android e avete già Google Pay, ora potete farlo anche sul vostro watch, mentre prima ovviamente non era possibile in quanto era disponibile soltanto Samsung Pay. Come vi dicevo, quindi due versioni, quella Classic che sarà disponibile in due misure con quadrante da 42 o da 46 mm, in questo caso il display è da 1,4 pollici con una risoluzione di 450x450 pixel. Si tratta ovviamente di un display OLED, buona luminosità, qui siamo sotto proprio una luce diretta, quindi comunque in una situazione non proprio semplice e comunque come vedete si riesce a visualizzare tutto senza alcun problema. Il modello Watch 4 invece sarà disponibile in versione con quadrante da 40 mm o da 44 mm, anche in questo caso un pannello OLED, leggermente diversa la risoluzione, 390x390 ovviamente essendo un pochino più piccolo. In tutti e due i casi comunque ottima la densità e anche qui abbiamo una luminosità più che sufficiente. Il cinturino in gomma sembra di buona fattura, poi ovviamente in fase di recensione andremo ad analizzare anche questo aspetto, sicuramente resistente. Il passo è di 20 mm, quindi potete acquistarne poi di altri compatibili, sicuramente ne troverete tantissimi sia sullo store Samsung che online presso terze parti. Per sganciarlo c'è il classico metodo con la piccola levetta che possiamo tirare, insomma un cinturino abbastanza classico, vedremo poi appunto in fase di recensione quanto sarà effettivamente resistente, flessibile e comodo poi da indossare. Parlando di batteria non abbiamo ancora il dato esatto riguardo alla capacità, ma Samsung dichiara circa 30 ore di utilizzo effettivo e quindi non dovrebbe essere un problema arrivare ad utilizzare questi watch fino a 2 giorni, diciamo così, prima di doverli poi ricaricare. Parlando invece del nuovo Buds 2, si tratta di un modello che sostituisce le vecchie Buds Plus. Sono posizionate, solo per quello che riguarda il prezzo, un pochino più in basso rispetto alle Live e alle Buds Pro. Come possiamo vedere sono cambiate abbastanza nell'aspetto, sono sicuramente più leggere, più compatte, sono migliorate sia per quanto riguarda il suono, ma soprattutto aggiungono rispetto alle Buds Plus la cancellazione attiva del rumore con un sistema a 3 microfoni ripreso dalle cuffie di fascia un pochino più alta e quindi saranno in grado di garantire sicuramente un ottimo isolamento acustico e anche delle prestazioni altrettanto eccellenti dal punto di vista proprio dell'utilizzo, del comfort e di quello che è la qualità del suono. Come per gli altri modelli anche qui c'è la ricarica wireless, quindi ci basta appoggiare la nostra basetta su un caricatore compatibile per caricarlo, oppure c'è la classica USB-C nella parte posteriore che alla stessa maniera ci permette di ricaricare la batteria. 4 le colorazioni disponibili, queste che vedete sono ovviamente quelle viola lavanda, poi c'è un verde oliva, il classico nero e il bianco.
Chiudo ovviamente parlandovi di prezzo. Partiamo dalle Buds 2. Saranno disponibili a partire da subito per il pre-order, un pre-order che si protrarrà fino al 5 di settembre. Il loro prezzo è di 149 euro, ma per questo periodo di pre-order saranno disponibili a 50 euro in meno e quindi 99 euro. Parlando invece degli orologi, il Watch 4 nella versione normale, diciamo così, partirà da 269 euro per la versione da 40 mm, 299 euro invece per la versione da 44 mm. Anche qui per il periodo del pre-order abbiamo uno sconto di 70 euro e se volete la versione con connettività LTE dovete spendere 50 euro in più. Watch 4 invece in versione Classic costa 369 euro nella versione da 42 mm e 399 euro nella versione da 46 mm. Come per la versione normale, 50 euro in più per la versione con connettività LTE e fino al 5 di settembre 70 euro in meno se le acquistate durante il pre-order. Io vi saluto, per il momento è tutto. Mi raccomando, lasciate qui sotto nei commenti quelle che sono le vostre impressioni sui nuovi Watch e sulle nuove Buds e ovviamente ci vediamo alla prossima.